Inzaghi, insomma. Beh, felice, poi felice più di tutto per la vittoria del Bologna. Abbiamo fatto sicuramente una grande partita, soprattutto con un grandissimo secondo tempo, supremazia territoriale da parte del Bologna nel secondo tempo, potevamo fare anche altri gol e abbiamo fatto una grande gara, siamo felici. È la vittoria che vi mancava in trasferta contro una diretta concorrente? Sì, contro una diretta concorrente, anche perché imprese come Napoli e Roma le avevamo fatte, però partite così importanti contro una squadra che lotta per salvarsi, era fondamentale farla, ci siamo riusciti qua a pescare e siamo molto felici. Ma oggi erano 2-1 i tuoi gol, era buono anche il secondo? Ma forse ero in fuorigioco di mezzo piede, se me l'hanno annullata di mezzo piede è stato veramente bravo. Ho fatto anche un gran bel gol secondo, però va bene così, abbiamo vinto, sono felice. Ma li abbiamo liquidato velocemente, però insomma 156 gol fanno un certo effetto anche per vederti lì in classifica insieme a questi mostri sacri. Sì, no, assolutamente, riuscire ad aver raggiunto Inzaghi, Mancini, Riva, giocatori formidabili, però non voglio pensare troppo ai numeri, voglio pensare a fare questi 3 mesi e mezzo con la maglia del Bologna alla grande, fare altri gol, fare altre grandi prestazioni e ecco, questo è il mio futuro. Un'ultima cosa, sei già in doppia cifra, qual è il prossimo obiettivo? Sono felicissimo perché l'anno scorso ho avuto tantissimi problemi fisici e ho giocato poco, ho fatto qualche gol, ma quest'anno sto bene, mi sento bene, sono riuscito a fare già 10 gol, quindi pensiamo una partita alla volta, ci aspetta una settimana importante, il Siena ha vinto con l'Inter in casa, sarà una partita fondamentale per noi e voglio fare ancora bene. Hai avuto un problema sempre che hanno giocato? No, ho preso una botta, però stavo abbastanza bene. Si pensava, chi diceva che venendo a Bologna hai cercato il punto più basso della tua carriera? No, vabbè, sono sempre i soliti maligni, credo che lascia le parole, magari lasciano il tempo che trovano, mi sono rimesso in gioco. La mia forza credo in questi anni è di essermi messo in gioco più volte, quella credo che sia stata la mia forza rispetto magari ad altri tipi di giocatori. Senti Alberto, siete andati negli spogliatoi all'intervallo sotto di 2 gol, l'ultimo forse anche con qualche insomma episodio da rivedere per rigore al 45esimo. La forza per reagire dove l'avete trovata? Perché avete ribaltato tutto nel secondo tempo? Dentro di noi, sicuramente dentro di noi c'era la consapevolezza di poter ribaltare il risultato, ne eravamo consapevoli, visto anche la tecnica, la qualità della nostra squadra, il mister sicuramente ci ha caricato, noi eravamo pronti a fare un grandissimo secondo tempo, così è stato, abbiamo avuto la bravura e la fortuna di pareggiare subito la gara con il mio gol e poi di fare gol con abbiamo chiuso la partita. Con ormai è un tuo rivale in fatto di numero di gol segnati. Solo gol in sforbiciata, così non ne fa altri, non è bene, beato lui, grazie Alberto, complimenti, grazie.